Siamo qui a Melara con il candidato sindaco Paolo Manfredini, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo ascoltato le tue parole, sono quelle di un candidato sindaco che si prepara alla stesura di un programma, a presentarsi ai cittadini e anche, come novità, abbiamo capito che a questa volta si ascoltano i cittadini. Sì, io vorrei partire proprio da lì. Una domanda che mi fate voi giornalisti è sempre in ordine alla continuità o alla discontinuità rispetto alla giunta precedente. Ecco, ci sono, ho detto ormai tante volte, che alcuni temi che meritano continuità e meritano di essere strutturati ancora di più rispetto a quello che ha fatto la giunta precedente, e ci sono alcuni temi che meritano discontinuità. Uno dei temi che merita discontinuità è quello della partecipazione. Io credo che chi rimprovera la giunta precedente di non essere stato in alcuni momenti sufficientemente attenta alle istanze che provenivano dalla cittadinanza abbia ragione. Allora, per dare un senso anche, come dire, di discontinuità, è giusto anche partire da lì. È chiaro che ci sono dei punti di riferimento nel programma, infatti i tavoli sono 5 con 5 macro temi e sono un pochino quelli gli assi, no? Gli assi portanti, però gli assi portanti seguono la metodologia dell'ascolto, innanzitutto dell'ascolto, della condivisione, poi è la politica che deve fare sintesi, no? Rispetto alle istanze, rispetto a un progetto e rispetto a dei contenuti che devono concretizzarsi realmente. Abbiamo fatto due esempi, abbiamo ascoltato due esempi, uno riguardante la continuità con l'azione dell'amministrazione precedente e uno riguardo alla discontinuità. Quello che hai citato riguardo alla continuità è molto interessante, riguarda il lavoro fatto per l'università. Eh sì, io credo che questa amministrazione abbia veramente fatto fare un salto di qualità alla nostra università. A parte l'impianto riguardante i contenuti, è un'università che ha una finalità legata al territorio, valorizza i percorsi fatti nel nostro territorio, valorizza quanto c'è di meglio dal punto di vista proprio della ricaduta anche. E dal punto di vista anche, è stato fatto un ottimo lavoro della collocazione, ricordiamoci che adesso è al Falcomatà, una specie di campus, cioè, io credo che in Italia lo possano vantare poche città, una struttura di questo tipo, e poi l'integrazione con la Marina Militare, i laboratori spostati in Arsenale, cioè, mi sembra veramente che il livello raggiunto sia di grandissima qualità, e la sfida sarà proseguire in questo senso. In questo senso c'è anche, prima di parlare della discontinuità, c'è anche il tema del lavoro. Abbiamo sentito delle proposte che sono ancora in embrione, ma renderebbero l'amministrazione comunale in prima fila, impegnata per risolvere, quantomeno in parte, l'accesso al lavoro, specialmente da parte dei giovani. Sì, noi abbiamo una questione di prospettiva sul lavoro, vale a dire, c'è tutta la partita, per esempio, delle aree, dell'utilizzo delle aree, che sicuramente produrrà degli effetti significativi sul lavoro. Però ci sono anche delle risposte che noi possiamo, anzi dobbiamo, sforzarci di dare nel breve, nel medio periodo. L'idea mia è quella di utilizzare delle risorse, una parte di risorse del bilancio comunale, proprio per creare queste condizioni. In che modo? Per esempio fornendo incentivi alle aziende che assumono giovani e che investono in nuove tecnologie, oppure attrezzando per esempio spazi. Io ho fatto l'esempio della vecchia Beghi, dove si potrebbe istituire un incubatore secondo il modello della co-working, in modo tale che ragazzi possano essere accompagnati a delle vere e proprie start-up, no? Perché non farle queste cose? Magari si creano delle risposte che non sono certamente esaustive, perché il tema del lavoro è un tema molto complesso, però il tentativo di dare anche delle piccole risposte credo che sia assolutamente alla portata di mano. Una discontinuità, dicevamo, soprattutto per quanto riguarda un tema che è molto sentito, che è quello del decoro urbano, che avrebbe bisogno, specialmente nelle periferie, ma non solo, anche per quanto riguarda magari la raccolta differenziata, anche il centro storico. No, io parto dal centro storico soprattutto, ovviamente le periferie hanno il loro peso, però nel centro storico lo vediamo, insomma, che la raccolta non è adeguata a una città che si propone di essere una città turistica.
Io parto da lì, perché una città turistica, per essere tale, secondo me deve obbedire a due caratteristiche. Una, avere un'identità che è in grado di trasmettere questa identità. Tanto più una comunità ha un'identità che è riconoscibile, tanto più il turista è interessato. No? Identità nostra è cos'è? Un'identità legata al mare, legata ai muscolai piuttosto che al Palio del Golfo, piuttosto che all'ospedale, al Museo Tecnico Navale. Cioè, è questo la nostra identità. E poi l'altro tema è il tema del rispetto. Se tu hai un ospite che ti viene a trovare, è un ospite a cui tieni e preferisci fargli trovare una casa pulita, in ordine, no? Con tutte le cose al loro posto, e la città deve essere altrettanto, deve essere una città pulita, accogliente, in ordine. E adesso ci sono ancora molte cose da fare in questo filone. Un'ultima cosa, diamo l'appuntamento allora per il primo incontro, che è domenica mattina, se non sbaglio. Il primo incontro è domenica mattina al Centro Allende, si comincia alle 9 e si finirà intorno all'1, insomma è un primo incontro, una prima discussione collettiva. Invitato alla cittadinanza ovviamente. Ovviamente sì, a tutta la cittadinanza. Grazie. Grazie a voi.